Stefano, un altro pareggio casalingo con tanto rammarico. Sì, è un peccato perché si è andati in vantaggio 2-0 giocando benissimo il primo tempo, poi il secondo tempo abbiamo commesso secondo me un errore sul primo gol, visto che abbiamo preso un contropiede che non si deve prendere e poi purtroppo il rigore, adesso io non l'ho rivisto se c'era rigore o meno, e poi niente, poi siamo andati anche in svantaggio, lì a quel punto siamo stati bravi a recuperare. Forse è stato un problema di motivazioni. No, no, assolutamente no, le motivazioni non ci devono mai mancare perché dobbiamo finire bene il campionato. Purtroppo eravamo in vantaggio 2-0, probabilmente ci siamo rilassati un po' troppo e abbiamo sbagliato perché abbiamo preso un contropiede che sul 2-0 non va preso. Ora domenica il derby sarà un'altra battaglia, c'è voglia di rivincita. Ma assolutamente sì, però dobbiamo cercare di stare tranquilli e giocare la partita nel migliore dei modi. Sicuramente si recupererà un po' di forze visto che abbiamo la settimana tipo e saremo pronti per domenica. Guido esordio dal primo minuto, una grande doppietta sotto la Sud. Sì, sono stato molto felice, no? Ero teso, appena la palla è entrata, no, non mi sembrava il vero, ho guardato 3 volte la porta per essere sicuro che era entrata. Due gol, anche una buona prestazione, è stata una giornata fantastica. Eh sì, peccato che non siamo riusciti a ottenere i 3 punti perché eravamo sul 2-0, però alla fine per come si era messa siamo riusciti a strappare un pareggio, un 3-3. Peccato, ma sono felice per i miei gol, sono molto felice. Come sono stati? Raccontaceli un po'. Due gol di testa non è la tua specialità. No, non è la mia specialità, ho saltato, ma neanche ancora non lo so come sono stati e ancora devo rivederli. Giocare con Cassano, visto che avete anche un po' discusso in campo. No, mi dà discusso, no, mi dà dei consigli su quello che devo fare, ma giocare con Cassano è una cosa fuori dal mondo perché lui è veramente un fenomeno, te la può dare in qualsiasi modo la palla. Che sei andato ad abbracciare dopo il secondo gol, visto la panchina, ti ha fatto una festa incredibile. Sì, il secondo gol sono andato verso la panchina, là sono venuti tutti sopra. Fatto, qua abbiamo, alla Sampdoria abbiamo un gruppo talmente bello che erano quasi più contenti i miei compagni che io.